Grazie per l'invito e grazie per l'occasione di essere di nuovo insieme a riflettere su temi che ci stanno a cuore, perché sono temi rilevanti per la testimonianza cristiana, per il nostro desiderio di essere cristiani oggi. Ecco, il tema, come avete sentito, di oggi è fede e religione. Fede e religione. Questa formulazione è già di per sé significativa, perché c'è questa congiunzione e che naturalmente può essere interpretata in molti modi, ma comunque indica che tra fede e religione c'è una differenza, non sono la stessa cosa, perché se fossero la stessa cosa il titolo sarebbe stato fede, cioè religione, e invece non è così. Fede e religione sono dunque cose diverse, ma non necessariamente opposte, perché se fossero opposte il nostro titolo sarebbe stato fede o religione, cioè una dichiarazione che indica una alternativa, un out-out, cioè dove c'è fede non c'è religione, dove c'è religione non c'è fede. Non è così. Il nostro tema è fede e religione, non sono necessariamente due realtà contrarie, due realtà che si contraddicono, due realtà che sono l'una la negazione dell'altra. Dunque, fede e religione vuol dire che tra queste cose indubbiamente diverse, come abbiamo detto, però c'è una relazione. E il nostro compito oggi è di cercare di capire quale è questa relazione, cioè qual è la qualità della relazione. Ecco. Può essere una relazione di continuità, cioè tu parti dalla religione e arrivi alla fede, oppure parti dalla fede e arrivi alla religione, oppure può essere un rapporto di discontinuità, cioè dove arriva la fede cessa la religione, dove c'è la religione non c'è la fede. Ecco. Invece, appunto, può essere una e l'altra cosa. Ci può essere una relazione positiva. La religione come spazio, come ambito all'interno del quale fiorisce o può fiorire la fede, oppure ci può essere una relazione critica, cioè la fede nella religione esercita una funzione critica, cioè un controllo per vedere se questa religione è effettivamente frutto della fede oppure, ad esempio, frutto della superstizione. Come può darsi benissimo, perché, come sapete bene, nella religione ci può stare qualunque cosa, le cose migliori e le cose peggiori. Quindi la fede con una funzione critica all'interno
della religione. Come vedete, già da queste prime battute il tema è abbastanza complesso e insomma già richiede un bel esercizio, però Beppe ha ancora voluto complicare un pochettino, come se non ne avessimo abbastanza, ha voluto complicare ancora un po' la questione, suggerendoci questa pagina che immagino che voi abbiate letto e che è una pagina in cui si prevede, si profila un linguaggio della fede non religioso. Si prevede, si profila un cristianesimo non religioso. Cioè, allora, il nostro tema non sarebbe più quello che è, fede e religione, ma fede senza religione, o fede al di là della religione, fede oltre. Come vedete, ma questo è Beppe, non sono io. Io avevo il tema fede e religione che mi bastava. Vabbè, comunque noi cercheremo di obbedire. E allora io ho pensato di proporvi un itinerario in tre tappe che cercano di tener conto sia del tema centrale fede e religione, sia del tema suggerito da Bonhoeffer, da queste pagine straordinarie, intendiamoci, pagine che sono probabilmente già ancora in un futuro che non conosciamo neppure, che però cercherò di tener conto appunto anche di questa pagina, che praticamente è pagina di una fede senza religione o al di là delle religioni. E quindi le tre tappe, che sono poi quello che io cercherò di esporre, hanno questi titoli: la fede come critica della religione, primo; secondo, la fede come superamento della religione; e terzo, la religione come possibile espressione della fede. Cioè, in questo terzo punto cercherò di dire quale potrebbe essere una religione ispirata, dettata dalla fede. Naturalmente, quando parlo di fede, parlo della fede così come noi la intendiamo, noi, per dire, nell'ambito cristiano. Perché se fossi musulmano dovrei fare un altro discorso, probabilmente, se fossi induista ancora un altro, ma quando parlo di fede parlo della fede che noi cerchiamo di capire, di condividere e di vivere. Quindi, fede come critica della religione, fede come superamento della religione, la religione come possibile espressione della fede. Allora veniamo al punto primo, la fede come critica della religione. Perché comincio così? Perché così comincia la Bibbia. Così comincia la Bibbia. Questa è una scuola biblica e quindi non ho nulla da insegnarvi, perché sono cose che sapete. Se voi prendete la storia della fede, che come sapete comincia con Abramo, beh, la,
La fede di Abramo è esattamente, si manifesta esattamente come critica della religione, della sua religione che aveva fino a quel momento. Il discorso potrebbe essere molto lungo, ma siccome abbiamo dei tempi contingentati, io dico soltanto due aspetti della critica della religione che Abramo, dal momento in cui diventa credente, cioè dal momento in cui accede alla fede, e come sapete l'apostolo Paolo lo chiama il padre della fede, cioè colui dal quale tu puoi imparare che cosa vuol dire credere, il modello della fede, dico soltanto due aspetti di questo che sarebbe un discorso, basterebbe per tutta la conferenza. Due aspetti che sono quelli ovvi, che voi conoscete, e cioè che cos'è la fede di Abramo? La fede di Abramo è anzitutto ascolto. La storia di Abramo comincia così: l'Eterno disse ad Abramo, e Abramo ascolta, cioè la fede come ascolto, non come fare, non come inginocchiarsi, fare tutta una serie di gesti, eccetera, eccetera, nulla di tutto questo, ma ascoltare una parola che non è tua, che non viene da te, che non nasce dentro di te, che viene da fuori. Non si sa da dove. Abramo non lo sapeva. Poi chi ha scritto dice l'Eterno si rivolse ad Abramo e disse, ma Abramo non lo sapeva. Una voce, un ascolto, questa parola straniera, altra, che non sai da dove arriva, è quella che ti afferra in maniera fondamentale, in maniera decisiva. Quindi, questo poi l'apostolo Paolo, come sapete, lo dice, la fede viene dall'udire, e l'udire si ha mediante la parola di Cristo o di Dio. Quindi fede vuol dire ascoltare. Allora, in che senso questa è una critica? È una critica di tutta la religione che non ascolta, che non ascolta. Cioè tutta la religione, cristiano o non cristiano, ora qui non ci interessa fare questa distinzione, tutte le espressioni religiose di qualunque tipo, in qualunque contesto, che non nascono da un ascolto, cioè che non hanno alla loro base una parola, è spuria, è una religione che appunto, di cui appunto la fede è istanza critica. Quanta religione c'è che non ha nulla a che vedere con la parola di Dio? Tantissima. Nel cristianesimo e fuori dal cristianesimo. Tantissima. E quindi ecco qui la prima forma di critica della religione, che nel momento in cui tu diventi credente, cioè uomo che vive di una parola straniera, che però diventa carne della tua carne, spirito del tuo spirito, anima della tua anima, tutta la religione che non nasce, che non è generata da questa parola, è tutta roba da scartare. E poi l'altra critica della religione che l'esperienza di fede di Abramo ci trasmette in una maniera straordinaria
ricordate qual è questa parola, che cosa gli dice Dio? Gli dice: parti, esci, vai via, senza sapere neanche dove, in una terra che io ti indicherò, ma non gliela indica. Quindi, cioè, la fede come viaggio, la fede come partenza, la fede come movimento verso un futuro che non conosci. Non sai né se arriverai né dove arriverai, anche se c'è una promessa naturalmente, però è tutto da giocare, tutto da vedere, tutto da verificare. La fede è come viaggio, come partenza verso un futuro ignoto. Ora qui capite che molta religione non è altro che ripetizione, non è altro che tradizione che continui a mandare avanti. Non è un viaggio, non è una partenza, non parti mai. Tanta religione non è altro che tradizione, cioè esattamente il contrario di quella che è stata l'esperienza di Abramo, che ha interrotto, per così dire, la tradizione, la sua tradizione, quella religiosa del suo clan, e ha iniziato un cammino nuovo. Un cammino nuovo. Ecco, quindi qui la fede critica una religione che vive solo di tradizione, nella quale non c'è mai nulla di nuovo, non c'è mai un inizio, è soltanto una ripetizione. Questo è il primo esempio, io ne ho quattro esempi, ce ne sarebbero tanti di più, ma per farla breve, il primo esempio di fede come critica della religione. Il secondo esempio, naturalmente, è quello dei profeti di Israele, voi li conoscete, quindi so che state studiando il profeta Osea, quindi potremmo prendere un passo di Osea, io ne ho scelto uno di Isaia, ce ne sono tanti altri, ma sentite queste parole che peraltro conoscete, credo, a memoria. Quando è Dio che parla, non il profeta, quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di calcare i miei cortili? Io non vi ho chiesto, non ve l'ho chiesto io di venire a celebrare questi culti, è Dio che parla. Quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare radunanze, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne. I vostri noviluni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia. È Dio che parla. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto.
Dio contro la religione. Dio contro la religione. Dovremmo ricordarlo noi che siamo religiosi. Io per primo che sono un pastore. Dovremmo ricordare queste cose qua. Lungi da me il rumore dei tuoi canti, che io non ho da più la musica dei tuoi salteri. È sempre Dio che parla, il profeta Amos, sono cose che sappiamo, sono cose che abbiamo sentito, ma fa sempre una certa impressione. Qui qual è la critica? Qual è la critica? La critica è, appunto, come dice l'assemblea solenne, il culto, la liturgia, unita alla iniquità, cioè la religione che copre l'ingiustizia, che fa finta di non vederla. La Madonna portata in processione che si inchina davanti alla casa del boss. Ma queste sono, è folklore questo, ma diciamo cose più sostanziali. E qui poi alla fine io ritornerò un istante su questo tema. Perché appunto il profeta istituisce un rapporto tra la religione e la situazione sociale del paese. Cioè non va bene qualunque assemblea solenne in una situazione di ingiustizia sociale, di sfruttamento, di miseria, eccetera, eccetera. Quindi qui la fede critica una religione che in una maniera o nell'altra si fa complice o comunque assiste, più o meno indifferente, a una situazione sociale inaccettabile. E continua a cantare i suoi salmi, come dice appunto Bonhoeffer in una frase famosa: non si può cantare il gregoriano quando ci sono i campi di sterminio, diciamo così. Cioè, appunto, c'è una religione che Dio non sopporta e quindi la fede se ne rende conto e lo segnala. Terzo esempio di fede critica nei confronti della religione è naturalmente quella di Gesù, perché Gesù, lo sapete meglio di me, era osservante, era un ebreo osservante, frequentava la sinagoga, frequentava il Tempio, ma ha anche duramente polemizzato con i farisei soprattutto, perché secondo Gesù i farisei trasformavano la parola di Dio in una religione della legge, cioè trasformavano Dio in una specie di poliziotto celeste, mentre Gesù predicava Dio come padre, cioè è stato un testimone della religione della grazia. Non solo, ma c'è il famoso episodio detto della purificazione del Tempio, e qui c'è, come dice bene l'Evangelista Giovanni,
quando mette in bocca a Gesù queste parole: voi avete trasformato la casa del mio padre in una casa di mercato. Cioè, qui la critica che cos'è? La critica è alla religione come affare, come mercato, cioè come business. Business nel senso che è regolata dalla regola del do ut des. Io ti do, a te Dio, però tu guarda di di rendermi le cose, cioè io ti benedico ma tu benedicimi, perché se no le cose non vanno. No, la religione come mercato, cioè non è che tu ami Dio ma tu ami te stesso e Dio ti serve per che le cose ti vadano bene. Cioè non una religione ispirata dall'amore per Dio, ma ispirata dall'interesse proprio. Però, oltre alla purificazione del Tempio, Gesù ha pronunciato quella parola che poi gli è stata rinfacciata durante il processo e è diventata l'accusa maggiore per la sua condanna, cioè la parola secondo la quale avrebbe detto: distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo riedificherò. Allora i giudei dicono: ma come, ci sono voluti 46 anni per farlo e tu in 3 giorni? Ma lui parlava del tempio, del suo corpo, del tempio del suo corpo. Ecco, questa è la critica più radicale di Gesù alla religione del suo tempo e di ogni tempo. Di ogni tempo. Che cosa vuol dire distruggere il tempio? Che cos'è il tempio? Voi lo sapete, era il luogo, era la dimora di Dio, ma dove stava veramente Dio nel Tempio? Stava nel famoso luogo santissimo, nel tabernacolo. Che cosa c'era in questo tabernacolo? C'erano le tavole della legge, l'arca del patto, ecco, è lì che stava Dio. E il popolo dove stava? Il popolo stava nel tempio vero e proprio, e in mezzo che cosa c'era? C'erano i sacerdoti. Cioè, distruggere il tempio vuol dire distruggere la mediazione sacerdotale tra Dio che sta nel Sancta Sanctorum e il popolo che sta nel Tempio. In mezzo ci sono i sacerdoti, tutto l'apparato, no? Distruggere il Tempio vuol dire distruggere. Perché? Perché Dio non sta più là, ma sta nel popolo, sta nella comunità. Il Tempio sei tu, sei la comunità cristiana. Lo dice l'Apostolo Paolo: non sapete voi che siete il Tempio di Dio? Prima Corinzi 3. Quindi, qui c'è la cosa più radicale, cioè una religione della mediazione che viene soppressa. Non nel senso che allora non ci sono più sacerdoti, sì, ma siete tutti sacerdoti. Lo dice anche il Concilio Vaticano II, tra l'altro. Ma lo diceva già l'Apostolo Pietro, nella prima, cioè 2000 anni fa circa. Siete un popolo di sacerdoti, lo dice anche l'Apocalisse. Quindi il sacerdozio come casta mediatrice, senza la quale il popolo non entra in rapporto con Dio e Dio non entra in rapporto col popolo, scompare.
Allora si capisce anche la reazione del Tempio alla parola di Gesù, perché praticamente, appunto, distruggete questo Tempio. Quindi, come vedete, la fede di Gesù lo porta a una critica della religione piuttosto radicale, della religione della mediazione. Capisci che tra te e Dio ci deve essere qualcuno, non c'è rapporto diretto. Invece Gesù dice: Dio è nel Tempio, che è la comunità. Un quarto e ultimo esempio di fede come critica della religione è naturalmente l'Apostolo Paolo, di cui ricordate il passo famoso e altamente drammatico che si trova nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, dove dice della sua religione, che lui aveva vissuto fino in fondo con uno zelo esemplare, con un impegno totale, ma che a un certo punto della sua vita, dopo aver incontrato Cristo sulla via di Damasco ed essere stato istruito nella fede cristiana, questa religione, che era stata la sua passione vera e propria, dice nella lettera ai Filippesi, gli è parsa di essere un danno, dice, un danno rispetto alla conoscenza di Cristo, per cui, aggiunge, rinunziai a tutte queste cose, cioè a tutta questa religione che era stata la passione della mia vita, rinunciai e le reputo tanta spazzatura, affin di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui con una giustizia non propria, mia propria, ma con la giustizia che viene dalla fede. Quindi, come vedete, la fede qui di Paolo rende spazzatura tutta la religione che ruotava, la sua religione che ruotava intorno alla ricerca della giustizia propria davanti a Dio. Mi fermo qua, perché ci sarebbero tantissimi altri esempi, anche nella Bibbia, ma anche nella storia della Chiesa, di come l'avvento della fede nella vita di una persona, forse anche tra di noi c'è chi potrebbe raccontare qualche cosa del genere, come l'avvento della fede imponga una revisione critica di tutto una religione che è stata quella, che può essere stata quella che ci ha accompagnato fino a un certo punto della vita. Quindi ci sarebbero tanti esempi illuminanti da raccontare, ma diciamo basta come per dare un'idea di questo primo tema della fede come critica della religione. Vengo al secondo tema, la fede come superamento della religione. E qui siamo accompagnati e guidati dalla pagina di Bonhoeffer, che avete tra le mani, nelle quali Bonhoeffer affronta un tema che, a mia conoscenza, non era mai stato affrontato dalla teologia cristiana. Quindi un tema totalmente nuovo, inedito, quello del cristianesimo non religioso. Cristianesimo non religioso. Ripeto, per quel che ne so io,
Bonhoeffer è il primo a aver lanciato una parola di questo genere. C'era stato naturalmente prima di lui un altro grande teologo che conoscete certamente, ne avete sentito comunque parlare, Karl Barth, il quale nella sua oceanica dogmatica scrisse un famoso paragrafo 17, tutto dedicato alla religione, che lui qualifica come incredulità, cioè come la costruzione che l'uomo, partendo da se stesso, dalla sua esperienza, dalla sua intelligenza, da tutto quello che volete, comunque partendo da se stesso e non dalla rivelazione di Dio in Gesù Cristo, partendo da se stesso si costruisce un edificio, si appiana una via che dovrebbe portarlo a Dio e invece, dice Barth, lo porta sempre soltanto a se stesso. Dando ragione a Feuerbach, come sapete il famoso Feuerbach, filosofo dell'Ottocento, molto famoso, il quale ha sostenuto la tesi secondo cui quando l'uomo parla di Dio, in realtà parla solo e sempre di se stesso. Dio è una creazione dell'uomo, una invenzione dell'uomo, e quindi bisogna ridurre la teologia, discorso su Dio, alla antropologia, discorso sull'uomo, perché, ripeto, per Feuerbach l'uomo quando parla di Dio parla di se stesso. Ma quindi Barth era andato molto avanti nella critica della religione, appunto dicendo la religione è incredulità, cioè costruzione di un discorso religioso indipendentemente da Dio, senza la rivelazione di Dio, e quindi è soltanto una costruzione umana. Quindi era andato molto, molto avanti nella, ma neanche lui era mai approdato a un discorso sul cristianesimo non religioso, cioè su una religione non religiosa, insomma, praticamente. Invece Bonhoeffer sì, e più ancora che in questa lettera, che poi, su cui poi ci fermiamo un istante, Bonhoeffer parla del cristianesimo non religioso soprattutto in un'altra lettera di poco precedente a questa. Questa è del maggio 1944, ma il 30 aprile 1944 Bonhoeffer scrive all'amico Bethge una lettera in cui parla appunto del cristianesimo non religioso. Vi cito due o tre frasi perché abbiate l'idea di come è questa visione. Scrive Bonhoeffer: andiamo incontro a un'epoca completamente non religiosa. Gli uomini, così come sono, non possono più essere religiosi. Ora, il cristianesimo è sempre stato una religione, forse la migliore, forse la vera, comunque una religione. Ma quando un giorno sarà evidente che l'a priori religioso, come lo chiama lui, cioè il presupposto che l'uomo sia sostanzialmente religioso, l'a priori religioso, che tu supponi presente nell'uomo, quando sarà evidente che l'a priori religioso nell'uomo non esiste affatto,
fatto, ma che è stato una forma espressiva dell'uomo storicamente determinata e transitoria, cioè nella storia dell'umanità soltanto un pezzo di questa storia è stata così che l'uomo è stato religioso, diciamo così. Storicamente determinate e transito, quando cioè gli uomini diventeranno realmente non religiosi in maniera radicale, che cosa significherà allora questo per il cristianesimo? Come può, sono sempre parole sue, come può Cristo diventare il Signore anche dei non religiosi? Esistono dei cristiani non religiosi? Se la religione è soltanto un abito del cristianesimo, che cosa significa allora un cristianesimo senza religione? Che cosa significa il culto, la preghiera nella non religiosità? Come vedete, sono tutte domande, una dopo l'altra. Però Bonhoeffer non ha risposto, non ha risposto, e neanche noi abbiamo una risposta. Però le domande ci sono. Le domande sono serie, non sono campate in aria. Questa è la lettera del 30 aprile. Subito dopo, un mese dopo neanche, c'è questo foglio, che, cioè una lunga pensieri in occasione del battesimo del nipote, lui era in galera, e quindi non poteva, dice, avrei desiderato essere io a battezzare questo bambino, e si rivolge a questo bambino, questo neonato, con una lunga lettera, diciamo così, bellissima. Questa che voi avete è soltanto la parte conclusiva, l'ultima parte, che è quella che ci interessa, ma anche il resto, che dice come lui prevedeva che sarebbe stato il futuro di questo bambino. 1944, adesso avrebbe 70 anni. E qui allora che cosa troviamo? Troviamo quello che dice, se voi prendete il foglio nel primo paragrafo, oggi sarai battezzato cristiano, su di te verranno pronunciate tutte le grandi antiche parole del messaggio cristiano, e il comandamento battesimale di Gesù Cristo si compirà su di te senza che tu ne comprenda nulla, ma anche noi siamo respinti ai margini della comprensione. Qui la traduzione non è perfetta, perché nel tedesco non è tanto il margine quanto gli inizi della comprensione. Cioè, noi che abbiamo 2000 anni di cristianesimo alle nostre spalle, dobbiamo ricominciare da capo, dobbiamo ricominciare dall'ABC, dobbiamo reimparare tutto. Quindi tu non capisci niente, ma anche noi non comprendiamo niente. Poco. Siamo come bambini appena nati, rispetto a che cosa? Alle grandi parole, antiche parole della
tradizione cristiana, riconciliazione, redenzione, rinascita, Spirito Santo, amore per i nemici, croce, risurrezione, vita in Cristo, imitazione di Cristo, il significato di questi concetti è così duro, difficile, lontano, che quasi non osiamo parlarne. Poi va avanti e arriva più o meno prima della metà. È per questo che le parole antiche devono perdere forza, dice l'originale, svigorirsi si può anche dire, ma proprio kraftlos werden, diventare senza forza, insignificanti, e ammutolire, diventare mute, sono parole che non trasmettono più un messaggio, e il nostro essere cristiani, ecco il punto, si riduce oggi a due cose: pregare e operare tra gli uomini secondo giustizia. Ogni pensiero, parola, organizzazione nelle cose del cristianesimo dovrà rinascere da questa preghiera e da questa azione. Poi le parole scritte in grande: non sta a noi predire il giorno, ma il giorno verrà in cui gli uomini saranno nuovamente chiamati a pronunciare la parola di Dio, in modo tale che il mondo ne sarà trasformato e rinnovato, sarà un linguaggio nuovo, probabilmente, veramente qui nell'originale non c'è probabilmente, ma forse. Non sa la memoria. Beh, me lo sono riletto ieri, perché dico, lo devo... forse in tedesco, sì, perché le traduzioni sono sempre belle, uno è riconoscente perché ci fa capire, però bisogna controllare, perché forse, vielleicht, dice nell'originale, vielleicht, forse, un linguaggio del tutto non religioso, ma liberatore e redentore come quello di Cristo, tale che gli uomini ne avranno spavento, eccetera, eccetera. Allora qui dobbiamo fermarci un istante e capire che cosa dice veramente Bonhoeffer. Dice che se la Chiesa, noi, vuole recuperare il senso delle parole antiche, delle grandi parole antiche, riconciliazione, perdono, amore dei nemici, croce, resurrezione, eccetera, deve tacere. Questa è la cosa più impressionante. Devo dire, deve tacere, non pronunciarle più, avere il coraggio del silenzio. Perché devi avere il coraggio del silenzio? Questo va, sono pensieri miei, poi voi ne fate quel che volete. Perché? Perché non sai neanche tu quello che dici. Perché sono parole che sono diventate mute per te cristiano. E quindi se tu stesso non sai che cosa dici quando dici riconciliazione, quando dici giustizia, quando dici libertà, se tu stesso non sai, è meglio che stai zitto. E com'è che puoi recuperare il senso delle parole grandi, che sono la sostanza della fede cristiana? Puoi recuperare il senso soltanto nel silenzio, nella preghiera e nella pratica della giustizia in mezzo agli uomini. Cioè, non parli più agli uomini, parli soltanto a Dio in preghiera. In mezzo agli uomini la comunità cristiana non ha nulla da dire, ha soltanto da
praticare ciò che è giusto nella società, la giustizia, la famosa giustizia sociale, la giustizia sociale. Da questa ascesi della parola, chiamiamola così, io la chiamerei così, l'ascesi della parola, da questa pratica della giustizia in mezzo agli uomini, senza distinzione particolare, e da questa preghiera che continua per sempre, nascerà il nuovo linguaggio. Nella penultima frase, dopo la citazione di Geremia 33, voi trovate: fino a quel momento, cioè a quando recupererai il senso delle parole della fede cristiana, fino a quel momento il dovere del cristiano, non è tradotto bene neanche questo, perché in tedesco è die Sache der Christen, che vuol dire la cosa dei cristiani. Io direi la presenza dei cristiani. Gallas traduce la causa dei cristiani, ma io preferisco la presenza dei cristiani o del cristiano, sarà di restare silenzioso e appartato. Appartato ma presente, ma ci saranno uomini che pregheranno, opereranno secondo giustizia e attenderanno il tempo di Dio. Questo è il discorso di Bonhoeffer, un discorso che le chiese non hanno ascoltato, nessuna chiesa, a cominciare dalla chiesa luterana, lui era luterano, nessuno ha osato tacere. Ci vuole un coraggio veramente, ci vorrebbe un coraggio straordinario. Nessuno, e nessuno ha avuto il coraggio di praticare, cioè di mettere all'agenda della Chiesa, come unico tema all'agenda della Chiesa, la giustizia sociale. Unico tema, non ho altro da dire. Non ho altro da fare, non mi occupo d'altro. Quindi è stato un discorso caduto nel vuoto completo. È un discorso discutibile, però il discorso è questo. L'essere, il nostro essere cristiani si riduce oggi a due cose: pregare e operare tra gli uomini secondo giustizia. Questo è il discorso. Beato chi ha il coraggio di fare questo, di essere cristiano così come comunità. Naturalmente non si tratta qui del singolo cristiano. Ora, che cosa dobbiamo pensare di questo discorso? Naturalmente poi abbiamo tempo di discutere tutto questo tra di noi. Io mi limiterò a due osservazioni tra le molte che si potrebbero fare. La prima è questa: dietro questa esigenza così viva, così forte, di un linguaggio non religioso per parlare di Dio al mondo oggi, c'è una grande, io credo, una grande intuizione che non è neanche la scoperta dell'America, però in realtà cambia abbastanza profondamente il nostro modo di rapportarci a Dio e al mondo.
E l'intuizione è questa, che Dio e la religione non sono la stessa cosa e che l'accesso a Dio non passa necessariamente per la via della religione e che, se posso adoperare questa espressione che non va bene, ma tanto per capirci, è che Dio è altrettanto laico quanto religioso, o se preferite, Dio è altrettanto al di là della religione quanto è al di là della laicità. Cioè Dio non lo puoi incamerare in nessuna di queste categorie. Ma noi istintivamente, anche perché siamo gente di chiesa, siamo gente di siamo religiosa, istintivamente pensiamo Dio sempre nel quadro della religione. E abbiamo difficoltà a pensarlo fuori dal quadro religioso, fuori dal quadro chiesa. Se uno si sposa in comune, civilmente, ci sembra che lì Dio non c'è. Mentre c'è se si sposa in chiesa, se si sposa davanti a un prete, un pastore. Cioè, ecco, questa idea del linguaggio non religioso, secondo me, esprime questa cosa che tra l'altro è quasi una banalità, è quasi una ovvietà. Che Dio non è religioso, è appunto il creatore del mondo, Dio è di tutti, eccetera, insomma sono cose che sappiamo, ma abbiamo un'enorme difficoltà proprio noi a pensare Dio fuori da un quadro religioso. E Bonhoeffer ci dice, ci vuole un linguaggio non religioso per parlare di Dio al mondo secolarizzato, al mondo che non è più religioso, ce lo dice proprio per farci capire, che, per farci prendere coscienza della distanza che c'è tra Dio e la religione, come anche della distanza che c'è tra Dio e la laicità, cioè è appunto, però è proprio al di là, di tutte queste categorie che sono le nostre, di cui non possiamo non tenere conto. Ora, la constatazione che dobbiamo fare è che tante parole chiave della rivelazione cristiana sono parole laiche, ecco. Patto, del patto, il patto, che è la parola fondamentale di tutta la Bibbia. Testamento, come sapete, vuol dire patto, antico patto, nuovo patto, è una parola laica. Felicità, le beatitudini, beh, noi diciamo beati, ma si bisognerebbe dire felici. Felicità, la felicità è una parola laica. Gioia, verità, libertà, giustizia, pane, vino, acqua, le cose del mondo, pace, riconciliazione, vita, morte.
riscatto, lo stesso riscatto che era il prezzo pagato per liberare uno schiavo. È la parola che viene adoperata nel Nuovo Testamento per dire il prezzo che Cristo ha pagato per noi. Non so se avete notato che delle 41 parabole che Gesù ha raccontato, 41, neanche una è presa dall'ambito religioso. Gli unici religiosi che compaiono non fanno una grande figura, parabola del buon samaritano. Tutto fuori. Ma io credo che ci sia fuori dall'ambito religioso, credo che ci sia un'intenzione. Gesù era un uomo di religione, era un rabbino, quindi insomma non è. Ecco. C'è un'intenzione. E l'intenzione è proprio questa, di farci capire che Dio è mondano, che Dio è nel mondo, è per il mondo, non so come dire. Ecco, e questo è espresso anche così, anche con queste parabole. Parabola, come sapete, significa paragone. Allora, il regno di Dio è simile a. Vuoi capire che cos'è il regno di Dio? Guarda una donna che fa il pane e mette il lievito dentro la pasta. Vuoi capire che cos'è il regno di Dio? Guarda un seminatore che esce a seminare, eccetera, eccetera. Cioè Gesù paragona il regno di Dio, lo spazio di Dio, Dio lo paragona alle cose, alla vita di tutti i giorni. Il pescatore che tira le reti. Tutto mondano, dal mondo. Ecco, io credo che dietro questa cosa di Bonhoeffer c'è questa esigenza per noi uomini di chiesa, uomini di religione, di liberare in qualche maniera Dio dalla prigione della religione, diciamo così, e avere dentro di noi intanto una visione di Dio più, se volete, laica. Insomma, dobbiamo declericalizzare Dio, potremmo dire. Declericalizzare il discorso cristiano. Pensare Dio in rapporto al mondo più che in rapporto alla Chiesa. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è che questa idea di Bonhoeffer, che ho illustrato nella lettera, che lui presenta nella lettera, cioè che stiamo andando verso un'epoca non religiosa, eccetera, eccetera, di secolarizzazione radicale dell'umanità, secondo me non è così. Non è vero, cioè, può essere vero forse per l'Occidente, al massimo per l'Occidente, parzialmente vero, ma noi non abbiamo affatto l'impressione che la religione, il fenomeno religioso stia scomparendo dal mondo, in nessuna maniera. E non parlo naturalmente dell'IS o dell'ISIS, cioè di questi fanatici, di questi che sono super religiosi, ma che non hanno certamente nessuna conoscenza di Dio, semmai di qualche idolo che si sono creati da loro, vero? Ma non parlo di questo, parlo del fatto che ci sono centinaia di milioni
di creature umane che credono in Dio, lo chiamano magari in modi diversi, questo sì, ma insomma non è che la religione stia scomparendo. Io non credo, questa diagnosi di Bonhoeffer, che pure ha visto tante cose giuste e giustissime e in questo senso ci precede nel futuro, però su questo punto credo che si sia sbagliato. Ecco, si sia sbagliato, e c'è una ragione di fondo, non è soltanto una constatazione statistica. C'è una ragione di fondo per cui la religione non muore, non morirà, e è che l'uomo è una creatura misteriosa, vive in un mondo pieno di misteri, e più aumenta la conoscenza, più aumenta il mistero, cioè la conoscenza sempre più grande rende più grande anche il mistero che ci circonda e di cui siamo parte. Non c'è nulla che abbia in sé la sua spiegazione. Tu non puoi spiegare un fiore, lo puoi descrivere, lo puoi essiccare, lo puoi fare 100.000 cose, lo puoi cambiare, eccetera, ma non lo puoi spiegare che cos'è un fiore. Non lo so, non lo so, e non lo saprò mai. Cioè, in ogni creatura, in ogni cosa che esiste, c'è un mistero assoluto, impenetrabile. E allora, se è così, voi capite che la religione è un modo di rispondere. È un modo di rispondere. Giusto o sbagliato, un altro discorso. Affinché c'è il mistero, c'è anche il tentativo di rispondere al mistero, e la religione è uno di questi tentativi. Non dico che sia giusto o che sia sbagliato, dico che non può non esserci. Finché l'uomo si chiede, e credo che bene o male tutti ci chiediamo prima o poi con maggiore o minore serietà, che ci sto a fare in questo mondo, qual è il senso della mia vita, ha un senso, non ha un senso, la storia umana ha un senso, non ha senso, ha un fine, non ha un fine, a che cosa serve? A che cosa serve tutto sto travaglio che noi vediamo, constatiamo ogni giorno ascoltando i telegiornali, leggendo, dove ci porta, che senso ha, dove vuole andare, va da qualche parte, non va da nessuna parte, andiamo avanti, finché ci sono queste, e queste ci saranno sempre, ecco che ci sarà sempre anche la religione, che bene o male cerca di rispondere a questi interrogativi, ma la religione non è solo risposta alle domande, è anche domanda. Non so se avete notato una cosa molto significativa, e cioè che nella Bibbia la prima parola che Dio rivolge all'uomo è una domanda. Adamo, dove sei? Cosa vuol dire? Che la religione non è forse neanche anzitutto la risposta alle tue domande, ma è la domanda che Dio ti rivolge. Ora, naturalmente, quindi io dico, prendendo
diciamo, le distanze da questa affermazione di Bonhoeff, io dico la religione ci sarà sempre, non è questo il punto è quale religione. Per cui quello che è veramente necessario, secondo me, è quello che ho detto nella prima parte della cosa, e cioè la critica della religione, perché la religione può essere ottima, può essere pessima. E noi lo vediamo tutti i giorni. Può essere liberante e può essere soffocante. Può essere, un'apertura e può essere un'alienazione. Quindi quello che, di cui abbiamo bisogno è proprio della critica della religione. E vengo al terzo tempo, brevissimamente, perché vi ho già stancati abbastanza. Al terzo tempo di questa riflessione, la religione come possibile espressione della fede. Dico possibile perché non è detto che la fede debba necessariamente sfociare in religione, intendendo per religione, religione organizzata, religione istituzionalizzata. Ecco. Ad esempio, se voi prendete Abramo, appunto, padre dei credenti, sarete colpiti dal fatto che lui non, diciamo, l'unica religiosità, espressione religiosa è la preghiera, la famosa preghiera per Sodoma. Ma non, altre cose, non c'è molta religione in questo padre della fede, non c'è molta religione, fatta la preghiera. Quindi non è detto che, però, quindi non è detto che la fede produca necessariamente religione. Uno può essere, avere la fede e non essere necessariamente religioso. D'altra parte, però, ci può essere una religione che sia espressione della fede. Quando Gesù dice, ad esempio, non pensiate che io sia venuto ad abolire la legge, sono venuto non a abolire ma a compiere, a portare a compimento, ecco che secondo me quella parola significa appunto non sono venuto a abolire la religione, perché la legge era la religione di Israele, non sono venuto ma a portare a compimento, cioè a dire qual è il senso, qual è la sostanza. Ecco, quindi Gesù non è venuto a abolire. Ecco, è possibile una religione? Io, terminando velocissimamente, vi voglio dare 5 flash di una possibile religione, prendendola soprattutto dall'Evangelo, dal Sermone sul Monte. Cioè, come potrebbe essere, come può essere una religione che nasca dalla fede, ripeto, dalla fede cristiana? Prima indicazione deve essere una religione comunitaria, perché Dio ha scelto un popolo, Gesù ha scelto i 12. E anche se la fede è sempre naturalmente una cosa assolutamente personale, però la fede esige la comunità, porta alla comunità. La Chiesa è un corpo, non è un membro. Quindi dovrà essere una religione comunitaria. Secondo, una religione espressione della fede dovrà essere simbolica.
simbolica. Vedete, è interessante notare che il Nuovo Testamento ha effettivamente abolito dei simboli fondamentali per la religione ebraica, come la circoncisione, ad esempio, che è stato fin dall'inizio, da Abramo appunto, il sacramento per eccellenza dell'Antico Testamento, ma ha abolito la circoncisione, ma ha creato il battesimo. Cioè, un altro simbolo, interpretato in mille modi diversi, ma non ci interessa qui, ma un altro simbolo. Lo stesso si può dire, ha abolito i sacrifici, eccetera, eccetera, ma ha creato la cena, pane e vino. Cosa vuol dire? Vuol dire che la religione ispirata dalla fede ha bisogno di simboli. Anche noi ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di simboli, abbiamo bisogno di riti, abbiamo bisogno di liturgie, anche nella nostra vita di famiglia. Sappiamo benissimo, tutte le famiglie hanno le loro piccole liturgie, non religiose, laiche, ma le loro. Ma è la religione stessa che ha bisogno. Che ha bisogno del simbolo. E perché ha bisogno del simbolo? Perché il simbolo dice di più di quello che dicono le parole. Anche se il simbolo ha bisogno della parola, il simbolo non è mai muto nel cristianesimo, però dice di più. E quindi la religione, che è appunto quella funzione che ci porta su un confine dell'inesprimibile, dell'ineffabile, perché Dio in fin dei conti è ineffabile, cioè non lo puoi dire, tutte le parole sono insufficienti per dirlo. Allora il simbolo è proprio quello che ci vuole per portarti sul confine dell'ineffabile, dove la parola cede il passo al segno. E vengo al terzo tempo, brevissimamente perché vi ho già stancati abbastanza. Al terzo tempo di questa riflessione, la religione come possibile espressione della fede. Dico possibile perché non è detto che la fede debba necessariamente sfociare in religione, intendendo per religione religione organizzata, religione istituzionalizzata. Ecco. Ad esempio, se voi prendete Abramo, appunto, padre dei credenti, sarete colpiti dal fatto che lui non, diciamo, l'unica religiosità, espressione religiosa è la preghiera, la famosa preghiera per Sodoma. Ma non altre cose, non c'è molta religione in questo padre della fede, non c'è molta religione, è stata la preghiera. Quindi non è detto che, però, quindi non è detto che la fede produca necessariamente religiosa. Uno può essere, avere la fede e non essere necessariamente religioso. D'altra parte, però, ci può essere una religione che sia espressione della fede. Quando Gesù dice, ad esempio, non pensiate che io sia venuto ad abolire la legge, sono venuto non a abolire ma a compire, a portare a compimento,
Ecco che secondo me quella parola significa appunto non sono venuto a abolire la religione, che la legge era la religione di Israele, non sono venuto ma a portare a compimento, cioè a dire qual è il senso, che cosa, qual è la sostanza. Ecco, quindi Gesù non è venuto a abolire. Ecco, è possibile una religione. Io, terminando velocissimamente, vi voglio dare 5 flash di una possibile religione, prendendola soprattutto dall'Evangelo, dal Sermone sul Monte. Cioè, come può essere una religione che nasca dalla fede, ripeto, dalla fede cristiana? Prima indicazione: deve essere una religione comunitaria, perché Dio ha scelto un popolo, Gesù ha scelto i 12. E anche se la fede è sempre naturalmente una cosa assolutamente personale, però la fede esige la comunità, porta alla comunità. La Chiesa è un corpo, non è un membro. Quindi dovrà essere una religione comunitaria. Secondo, una religione espressione della fede dovrà essere simbolica. Simbolica. Vedete, è interessante notare che il Nuovo Testamento ha effettivamente abolito dei simboli fondamentali per la religione ebraica, come la circoncisione, ad esempio, che è stato fin dall'inizio, da Abramo appunto, il sacramento per eccellenza dell'Antico Testamento, ma ha abolito la circoncisione, ma ha creato il battesimo. Cioè, un altro simbolo, interpretato in mille modi diversi, ma non ci interessa qui, ma un altro simbolo. Lo stesso si può dire: ha abolito i sacrifici, eccetera, eccetera, ma ha creato la cena, pane e vino. Cosa vuol dire? Vuol dire che la religione ispirata dalla fede ha bisogno di simboli. Anche noi ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di simboli, abbiamo bisogno di riti, abbiamo bisogno di liturgie, anche nella nostra vita di famiglia. Sappiamo benissimo, tutte le famiglie hanno le loro piccole liturgie, non religiose, laiche, ma le loro... Ma è la religione stessa che ha bisogno del simbolo. E perché ha bisogno del simbolo? Perché il simbolo dice di più di quello che dicono le parole. Anche se il simbolo ha bisogno della parola, il simbolo non è mai muto nel cristianesimo, però dice di più. E quindi la religione, che è appunto quella funzione che ci porta su un confine dell'inesprimibile, dell'ineffabile, perché Dio in fin dei conti è ineffabile, cioè non lo puoi dire, tutte le parole sono insufficienti per dirlo,
Allora il simbolo è proprio quello che ci vuole per portarti sul confine dell'ineffabile, dove la parola cede il passo al segno. Terzo, una religione espressione della fede sarà, e questo è molto importante, io credo, più interiore che esteriore. Si occuperà più di quello che c'è dentro l'uomo, dentro il suo cuore, che di quello che c'è fuori. Gesù ha molto insistito su questo punto: quando preghi chiuditi nella cameretta, quando digiuni non dare a vedere che digiuni, quando dai l'elemosina alla tua destra, eccetera. Cioè la cura dell'interiorità deve prevalere sulla espressione esterna, esteriore, qualunque essa sia. Il cuore come luogo della religione, non il gesto, non la parola, non l'atteggiamento, ma il cuore. La religione non è spettacolo, non è esibizione, è pulizia interiore, è purezza di cuore. Quarta caratteristica: una religione espressione della fede si manifesterà più nelle opere che nelle parole. Non chiunque mi dice Signore, Signore, eccetera. La parabola dei due figli: il padre dice vai a lavorare nella vigna, il figlio dice sì ci vado, poi non ci va. Quell'altro dice no, non ci vado, poi ci va. Chi ha fatto la volontà? Quello che ci è andato, anche se ha detto di no. Una parabola molto istruttiva. Ecco, nella storia della Chiesa c'è molta insistenza sulla ortodossia, anche ad esempio nella nostra piccola Chiesa. Quando un membro entra nella comunità, viene confermato, viene battezzato, se è battezzato da adulto, o uno che viene dall'ateismo, eccetera, eccetera, noi chiediamo la confessione di fede, ma non chiediamo mai nulla sulle opere. Dice, tu diventi cristiano, cerchi di diventare cristiano, e allora quali sono le opere? Mai, non è messo in evidenza. Invece, nella predicazione di Gesù, sono, ecco, non chiunque mi dice Signore, Signore, cioè non è nel dire, ma è nel fare che si manifesta la ubbidienza della fede. A Dio. Più eloquenti delle parole. E infine, una religione che sia espressione della fede si occuperà più del mondo che della Chiesa, più della città che della comunità, più degli altri che di noi stessi. Qui appunto riprendo il tema dei profeti sostanzialmente e di tutto il discorso che abbiamo fatto sul linguaggio non religioso, questo spostamento del baricentro della fede dalla
dal religioso al mondano, al profano, e qui si realizza proprio perfettamente, nel senso che la comunità cristiana vive nel mondo e per il mondo, cerca di portare Dio al mondo e porta il mondo a Dio in preghiera. Ecco, io credo che queste sono alcune piste attraverso le quali è possibile una religione che sia ispirata dalla fede, e penso che questo sia anche grosso modo quello che Gesù ha inteso fare con i suoi discepoli. Grazie, scusate.